sindaco ovviamente Cuomo di Portici, ringrazio i firmatari insieme a me di quest'atto così importante, quindi il rettore Gaetano Manfredi, il direttore del Dipartimento di Agraria, il professor Lorito, la sovrintendente, la dottoressa 54, il professor Mazzolini del museo. Però consentitemi anche di ringraziare le persone che insieme a me hanno lavorato a quest'atto importante, il consigliere Maddaloni che ha fatto un lavoro e sta facendo un lavoro importante non solo in quest'area e i dirigenti, a cominciare dalla dottoressa Costa, l'ingegnere Celano che non sono mi pare oggi più presenti, e i presenti tra il firmatario Carlo De Marini che ringrazio e Pino De Angelis e tutti i funzionari e i dipendenti, perché c'è sempre un lavoro di squadra. Io pure ho pochissimo da aggiungere se non sottolineare che la città metropolitana in questi anni ha fatto molto per Portici, non solo per il resto della città, ma ha fatto molto per la Reggia e per il Bosco. L'ha fatto con convinzione, l'ha fatto perché ritiene, così come ha detto la sovrintendente poc'anzi, che questa è una grande certezza, non opportunità, non solo per Portici ma per l'intera area metropolitana, per un collegamento più stretto con la città di Napoli, perché Napoli e Portici chiaramente si toccano, e per quella fruizione collettiva di cui parlava il rettore prima. Cioè aprire con questo risultato storico, no? Lo dicevi tu prima, questo risultato storico tra il Bosco inferiore e il Bosco superiore è una grande opportunità per i nostri giovani, per le tante iniziative culturali che mi auguro che si faranno, spettacoli, mostre, concerti, e così come un utilizzo sempre più efficace dell'area museale. Quindi credo che sia stato un importante passo questo, che si aggiunge alle risorse economiche che sono state impiegate, e io mi auguro che tutti i miei colleghi sindaci insieme a me, perché una sfida adesso è per i 92 sindaci, compreso me, come sindaci dei vari comuni, sappiano utilizzare al meglio le risorse che come sindaco della città metropolitana, unitamente ai consiglieri metropolitani, abbiamo voluto destinare ai comuni. E dico questo perché uno dei filoni principali è proprio il verde e il dissesto idrogeologico. Cioè ci sono anche le risorse economiche adesso. Adesso bisogna saperle impiegarle in tempi rapidi, ma anche correttamente. Per questo abbiamo bisogno di competenze, di professionalità, abbiamo bisogno degli architetti che si occupano di paesaggio, abbiamo bisogno ovviamente del Dipartimento di Agraria, degli agronomi, di tutti, per non fare gli errori che furono fatti 100 anni fa, per progettare con l'idea che i cambiamenti climatici, c'è ancora qualcuno che non ci crede, ma purtroppo, ahimè, sono assolutamente attuali. Quindi anche qui sarà un lavoro di squadra, e Napoli, devo dire la verità, ha tutte le competenze, l'area metropolitana, per mettere insieme una squadra, ognuno con la propria autonomia e la propria professionalità. Noi da un punto di vista politico abbiamo dimostrato che ci siamo anche al di là delle appartenenze politiche, e questo è un altro segnale importante di amore per il territorio. Questi sono altri due protocolli importanti, sono protocolli veri, quindi nel senso che hanno un effetto immediato sulla vita dei cittadini.